Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, sì, ben ritrovati, perché ormai siamo parecchie puntate, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Tecnologia. Allora, come ricordate, stavamo lavorando all'update Energistic, dobbiamo automatizzare il rifornimento dei generatori qui. E adesso ci lavoriamo un po'. Allora, volevo farli con gli import e gli export bus, ma è troppo, veramente troppo dispendioso, quindi ho optato per le diamond pipe. Guardate quanto diamante, vabbè. Preferisco non commentare. Comunque un bello stack di diamond pipe. No, due stack. Vabbè, comunque. Basta che vado. Non so se mettere il diamond pipe in mezzo o l'acqua, però penso che è meglio l'acqua, così risparmio tempo, perché alla fine i diamond pipe vanno settate, mentre l'acqua no. L'acqua la butto dentro, via. Si, devo spaccare anche là dietro. Come faccio? Come faccio? Sono in trappola. Ah sì, una cosa non so se l'avete notata, ho ristrutturato casa. Ah sì, mentre pensavo sul come organizzare casa, piazzavo blocchi a caso, è venuta anche una cosa carina. Ok, qui spacco tutto. Dai, quanto ci metti piccone? Sto piccone mi sa che devo potenziarlo, vorrei farlo in steel ad esempio. Magari vieni. Ok, tubi d'oro che non ho finito bene. Guarda che schifo tutta quella terra. Oddio, come la sistemiamo? Datemi i miei tubi in oro per l'acqua. Tutto qua. Diamond pipe, altri tubi in oro. Tubi in oro, eccoli miei. Diamond pipe ancora. Madonna, quanti diamond pipe. E quella che cos'è? Carbonella qui dentro. Cosa ci fa? Beh, si sta riempiendo la cesta. Cosa? Perché mi ha fatto il pick up? Vabbè. 9 pezzi di tubo basteranno. Boh, chi lo sa, vediamo subito. Sì, bastano. Perfetto. Tutti sono collegati. Ora il diamond pipe. La questione diamond pipe è un po' più complicata. Ah, guardate, ho rifatto tutto il pavimento in nether brick. Che carina. Tutti i muri stone. Vabbè, basta, facciamo quello che dobbiamo fare. Qui la fornace. Vabbè, sì. Allora, così. Sì, sembra la piazza magari, ok. Guardate cosa faccio, guardate molto attentamente. E qui ho sbagliato perché non va qui. Già, non guardate attentamente perché già ho sbagliato. Va qui. Ok. Adesso dobbiamo spaccare lì sotto. E lì sopra anche. Perché deve venire un ciclo continuo. Guardate, eh. Allora io spacco. Ok, voglio la stone cotta, voglio la stone cotta, non voglio più vedere quella terra, datemi la stone subito. Ok. Ce l'avevo la pala, non ricordo male, sì, ce l'ho. Però è che ogni volta mi dimentico qualcosa, incredibile. Tubi in oro. Ce li avevo, non ce li avevo, non ce li ho, non lo so, non mi interessa, ne faccio altri, tanto sono pieno. Dov'è l'oro? Dov'è l'oro? Qui. Sì, è qui l'oro. Me la apri questa cesta? No, non me la apre. Prova, prova. Ok, ci siamo. Ma se ne sdoppia un po' di oro? Tutto qua? Pensavo meglio. Facciamo. Boh, uno stack. Lo mettiamo a posto. Anche niente. Mi tengo tutto perché magari serve. Qui. Lì sotto. Perfetto. Ah, lì non va bene che tocca la dinamo. Lì dovrebbe andarci un tubo in ferro che non ho. Ferro, ferro, ferro. Se guardate, qui sotto quel tubo va verso l'alto sulla dinamo e non va bene. Ok, ora va bene. Poi, allora facciamo che arriva da qui. Io buco. Ah sì, qui magari. Ecco.
e le facciamo arrivare da una cesta ipotetica che starà qui. Ci arriveranno i cavi dell'API, adesso vedrete, vedrete, e questo tubo qui lo facciamo entrare lì sopra, in questo modo. Madonna, che cosa complicata. Sì, è lo stesso discorso di prima. Va a toccare, no, devo farlo più semplificato. Lo mandiamo di qua, va. È più visibile. Io non riesco a capire cos'è questa lag. Ok. Questo è il server che fa i capricci. Ok, lo mandiamo qui, lo mandiamo nella parete per di là. Non so, può sembrare strano quello che sto facendo, ma ha un senso, credete a me. Adesso vedrete. E si butta qui dentro, che è nella cesta che andrà qui. Questa qui. Ok. Adesso qui io devo fare un export bus della Applet Energy Stick. E anche un gate, se è per questo. Allora, gate. Non vi confondete, gate, ci vuole l'autarkic. Dov'è? Eccolo qui, autarkic, però io lo voglio di ferro. Di iron. E come si fa? Non ci ho capito niente. Serve un autarkic iron o R gate. Ok, autarkic iron AND gate, questo mi serve. Quindi si fa con... No, non è possibile. Ok, assembly table. Ok, iron AND gate. Ok, si fa red pipe wire, redstone iron chips. Madonna, cosa? Perché il colore rosso? Ma no. No, ok, ci deve essere un altro modo, non è possibile. No, per forza così. Ok, iron AND gate. Facciamo questo cavo rosso, che devo dire? Redstone, ferro, cavo rosso. Io fiori non ne ho. Ah, forse sopra qualcosa ho. Niente, continua a laggare. No, non è possibile. Ok, ragazzi, ho riavviato il server. Sono allo stesso punto in cui mi trovavo prima. Allora, dicevamo, mi sono perso tutto, che cavolo stavo facendo. Ok, ho perso una valanga di tempo per vedere questi autarkic gate del cavolo. Coso rosso, più rapido deve essere. Colore rosso, vai. E non ce l'ho. Datemi un fiore. Aspetta, ho visto un fiore lì. No, spara flashato. Oddio. Corri. Perché non corre? È possibile che non c'è un fiore? Datemi un fiore. Giriamo a caso. Vai, viaggia. Madonna, i creeper, i zombie, tutto. Non trovo un fiore, datemi un fiore. Giro come uno scemo nel nulla. Questo bioma non ci sono fiori. Nel deserto, immaginiamo nel deserto, voglio saperlo. Ho finito il cibo, sto correndo piano. Quello è un fiore? E dimmi di sì. E dimmi che diventa rosso quel fiore, dai che diventa rosso. Manco col cavolo. Via. Qui fiori. Lì c'è il bioma della neve. Fiori immagino che non esistano lì. Quindi nel deserto non c'è un fiore. Va bene. Io non posso fare i nostri diamond gate perché non c'è un fiore. Facciamo uno d'oro. Vediamo l'oro. Veramente incredibile. Veramente incredibile. Uguale. Red e blu, peggio. Adesso non è che il red si può fare con la redstone. Guardate che io forse ho fatto tutta questa cosa per niente. No, col cavolo. Rose red e spray gun. Non ce l'ho. Vabbè ragazzi, io metto un pausa finché non ho trovato un fiore. Cioè no, ditemi voi se vi pare normale. Ho trovato fiori tutti gialli. Tutti gialli. Va bene. Non c'è un fiore rosso. Non c'è un fiore rosso. Incredibile. Incredibile.
Qui c'è lo zampino di qualcuno, qualcuno mi fa i dispetti, sono sicuro. Guardate, 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 non c'è un fiore rosso, io non so veramente che fare, sto sprecando tutta la puntata a cercare questo cavolo di fiore. Ma meglio che mi calmo. Perché se no comincio a dire parole brutte. Allora. Niente, questa c'è una struttura di pietra, non si sa chi l'ha fatta. C'è di tutto, ma non c'è un fiore rosso. Funghi, funghi a non finire, funghi inutili che non servono a niente. Oddio, gli occhi del ragno sembravano un fiore rosso. Stavo per fare le capriole di gioia. Vabbè, io torno a casa, ci rinuncio. Mi inventerò in qualche altro modo con doppio gate. Torniamo a casa, va. Ok ragazzi, rieccomi a casa dopo aver ammazzato qualche centinaio di milioni di mob. Non è possibile, però ho raccolto un enderpearl. Eccole qui che le ho duplicate. Via dentro. E adesso facciamo gli altri gate, tanto non possiamo fare altro. Sprecato 5 minuti di puntata a cercare una cosa inutile. Allora, gate, cominciamo. Redstone chipset. Redstone, a me. Niente, ricomincio dalla lag. Non c'è niente da fare. Ok. Vai con chipset. 46 chipset. Questo è rapido, ci vuole poco. Ok, i gate li facciamo. Poi ci servono gli autarchic. Andiamo a prendere altre enderpearl. Veramente questa penso sia una delle peggior puntate che mi sia riuscita. Veramente non ho concluso niente. Poi con tutta questa lag non è possibile. Vabbè, qui craft chipset. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo Dark Icaro, intanto mi guardi craft. Vabbè ragazzi, io metto in pausa, aspettiamo che craft. Allora, mentre aspettavo i craft, ho riavviato il server nel frattempo. Ecco, possiamo fare il nostro primo gate. Vedete, mettiamo i chipset craftati con la redstone, li rimettiamo nell'assembly table per fare il gate. A noi ci serve l'autarchic. E qui ci va la wooden pipe. Aspettate, 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 ce l'ho. Lo so che ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, sì, eccola. Ok. Adesso dovrei trasferire tutta la carbone e la legna dentro l'applied. E sarà una cosa lunga e noiosa, quindi non credo che la registrerò. Però vi faccio vedere come vado a filtrare le cose. Io metterò in ogni coso qui, dov'è? Qui, ecco, blu e giallo. Io ogni blu e giallo. Carbonella. Blu e giallo. Blu e giallo. Qui c'è. E qui è sempre blu e giallo. Blu. No, ho sbagliato con gli altri allora. Ha fatto blu e verde. Che fail. Comunque, insomma, avete capito. Basta mettere i filtri in questo modo. E tutta la carbonella che passerà andrà dentro le dynamo. E se la dynamo sarà piena di carbonella, andrà avanti, andrà avanti, andrà avanti, andrà avanti e ritornerà dentro la chest. E verrà ripescata e continuerà a girare. E adesso vi farò vedere come mettere l'export bus dell'Applied senza far esplodere la chest praticamente. Perché quando tu vai a esportare dentro, la chest si riempie. E quando la roba ritorna dentro, trova la chest piena e schizza fuori. Io vi farò vedere come non fargli trovare la chest piena. Adesso lo facciamo. Servono degli autarchic gate. Ci vuole quello di ferro. Per farlo con due gate ci vuole un po' più di spazio. Per questo volevo fare l'iron. Però vabbè, questo abbiamo. In qualche modo ci arrangiamo. Ok, un gate è fatto. Io lo metto dentro e guardate, non esce un cavolo perché. Ah, serve anche l'iron. Porcaccia. Datemi un po' di iron, ce l'ho nell'inventario. L'iron chipset. Ma io ho scelto gate. Sì, redstone iron chipset. Eccolo. Tutti questi craft li voglio completare, quindi ci vorrà parecchio tempo. Questi li rischiaffo dentro. Via. Non so perché ho fatto il puzzato in chipset, a che cavolo mi serve. Ah sì, ok, serve qui. Il gate ce l'ho, c'è tutto. Perfetto, perfetto. Ora dobbiamo solo aspettare i craft e continuare con l'applied energistiche. Allora, a me mi servono cable. Li ho fatti? Sì, 8 non bastano, decisamente no. Servono più flux dust. Andiamo a farli. Gemme varie, ce l'ho nether quartz sì, ma la polvere no. Facciamola. Polverizer, polverizer, polverizer. Eccola. Ok, intanto polverizza. Subito
Solo 23 ne ho preso. Ah, ecco, ok. Dicevo. E questo si unisce con la redstone. Che non ho redstone. Diciamo varie. Redstone, come ho fatto anche nell'altra puntata, se non sbaglio. No, con la questo. Ok. Poi i cavi si fanno flux dust e vetro. Sì, più o meno. Ecco. Mi serve più vetro. Vabbè, 14 cavi forse bastano, proviamo. Io devo andare a collegare questa, la faccio passare sotto. Che brutto, devo spaccare il pavimento però. Ne ha poche facce una chest, ne ha solo 6. Beh, da sotto per forza. Poi il pavimento lo rifaccio. Lì potrei togliere quelli, mettere questo così anche qui. Ok, questo semplice modo. Ah, togliti, guarda questa casa quanto è accroccata. No, non vedo l'ora di spostarmi. Per ora questo c'è. Torce? Ce l'ho? Sì. No, manca un pezzo di filo. Lol. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Chiudimi. Ok. Ok, qui si è collegato, qui ci andrà un export bus e qui ci dovrebbe andare una cosa che dà segnale. Adesso vi faccio vedere, si chiama lever. Se ancora c'è, l'1.5 c'era. Non so se qui è ancora rimasto. Bella domanda. Adesso controllo. Si chiama lever. Eccolo qui. Level emitter. Come no? Certo che c'è. Vai, golden chipset. Me li prendo tutti, tanto servono. E andiamo a fare altri cavi perché servono molti più cavi. Vetro. Vetro a me. Dov'è? Qui? Ok. Ok, cavi ce l'ho. Si faceva con cavo, doppio ferro e segnale redstone, che è una... questo qui. Dov'è? Dov'è? Eccolo. Questo poi cos'era? Così. Se non sbaglio. Questo qui è il ferro che non ho. Come al solito mi dimentico qualcosa. Va bene, succederà una volta che ricorderò tutti i pezzi, ma una... Vai. Ok, è level emitter, questo non so se l'avete mai visto usare. Poi lo pezziamo, serve l'export bus prima. Export, mettiamo un basic, sì. I conversion matrix se non sbaglio li ho fatti, quindi serve questo qui, vetro, ferro, e ci abbiamo tutto. Il vetro non ce l'ho però. Allora, vedo in questo modo. Mi sta morendo il mouse, non so perché. Oggi tutti i problemi del mondo. Tutti. Tutti, 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 uno per uno. E cable e conversion matrix. Cable, cable, cable. Ok. Molto bene. Export bus, pistone, ferro, ok. Pistoni ce li ho? Boh. Ce li avevo. No, mi pare che non ce li ho più. Forse devo rifarli. Vabbè, li rifaccio, tanto ci siamo. Troppa roba nell'inventario, devo far pulizia. Questi li buttiamo qui intanto. E ok, già è molto meglio. Questi tutti nello smistamento. Via. Ma questo me lo tengo magari. Questi mi servono. Ok. L'arco, perché ho un arco? E una volta che l'ho ordinato dovevo fare, già mi sono scordato, i pistoni. Materiale di costruzione serve 1, 2, 3, 4 stone, 3 legno, che okay, ora faccio. Ok. Poi serve 1 di redstone e 1 di ferro. Nintendo stack con 1, questo qui. Ok, ho la mia scorta di pistoni. Adesso pistone, doppio ferro, interface e cable. Ne faccio 6, 7,
Gli altri me li tengo perché faccio i pistoni appiccicosi. Sì, sperando che smetta di laggare. Sticky piston. E ci faccio l'import bus. Eccoli qua. Ok, per fare diventare advanced serve il chipset accanto. Io basta che prendo il basic, ci metto il chipset. Ecco fatto, uguale per l'import. E a posto. Abbiamo il precision import e precision export. Molto facile, molto, veramente molto molto facile. Ok, l'export lo mettiamo qui. Il level emitter, sì, è così così, tutto giusto. Level emitter lo mettiamo qui. Ah no, ah, ho sbagliato la funzione di questo oggetto. Vedete, 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 a non usare l'applied come si deve. Comunque io prendo un po' di carbonella. Dov'è? Carbonella, 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 mia. Un po' l'ho presa, eh? Giusto un po', sì. Un po' di 20 stack. E la metto qui, come export, metto lo stack e poi devo mettere un semplice gate. Che io lo metto con un pezzo di tubo, poi faremo l'iron gate appena troverò un pezzo di ferro rosso. Datemi un pezzo di tubo, uno d'oro, eccolo. Prendo un gate, lo metto qui e gli dico inventario vuoto, manda segnale redstone. Una volta che questo manda segnale redstone, io metto questo attivazione con segnale. Una volta che ho dato l'attivazione con segnale, questo si andrà a attivare solo quando questo manderà segnale. Io basta che prendo redstone, pezzo di redstone qualunque, lo piazzo lì e guardate, questo qui, che ha l'attivazione inventario vuoto, manda segnale, attiva questo fregno qui. Io metto carbonella dentro. Guardate. Perché manda segnale e non esporta? Perché non esporta carbonella? Esporta la carbonella, attiva il signal. Devi essere attivo con il segnale. Niente, la redstone normale non mi piace, noi facciamo la redenet. Vai. Vai con la redenet, a me va benissimo, preferisco, guarda. Fai lo schizzinoso? Faccio vedere io come si fa. Ecco, faccio la redenet, semplicissimo. La redenet è una cosa troppo figa. Ora? Ecco qui, guardate. E il segnale redstone non c'è più. Ha tirato fuori uno stack, un singolo stack, e ne tirerà fuori un altro solo nel caso in cui la cesta sarà vuota. Quindi adesso prenderò il mio autarchic gate che dovrebbe fare, non lo fa perché non lo fa perché devo mettere gli iron chipset, li ha fatti sì. Via tutto, voglio solo il gate. Ok, aspettiamo che crafta il gate e vi faccio vedere. Almeno concludo questa puntata e poi. Oh, questo è umano qua dentro. No, bug. Ecco il nostro Darky Gate, io lo metto qui, gli do. Nel caso ci sono item in inventory, manda impulso redstone. Impulso comunque di gettare fuori oggetti. E adesso guardate. Comincerà a riempire tutto. Piano piano riempirà tutti gli engine e nel momento in cui gli engine saranno tutti pieni, la roba tornerà nella cesta e non sarà mai strapiena. Guardate, guardate, guardate. Adesso questo stack finirà e verrà immediatamente rimpiazzato. Incredibile, eh? E adesso qui abbiamo il nostro rifornimento di energia infinito automatico. Adesso metterò altri dinamo davanti, vabbè. Questo è tutto ragazzi, sono sicuro che lo troverete interessante perché non penso molti facciano questo genere di impianti. Quindi è stato un piacere e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.